Ciao, oggi voglio essere seria e professionale. YouTube da qualche giorno mi dice: crea un breve video per presentarti ai tuoi utenti. Un breve video, già per me essere breve è complicato perché, come avete capito, sono un po' logorroica. E poi presentarmi. Sono già, non lo so, saranno un paio d'anni che faccio video, seguo il blog, il gruppo. Presentarmi mi fa un po' sorridere, però ci provo. E quindi veniamo a noi. E sono Loredana, vado quasi per i 50, ma shh, diciamo silenzio, non lo raccontate. Ed ho da qualche anno questa passione per la panificazione. La passione per la panificazione con la pasta madre si affianca alla mia passione per la cucina che c'è sempre stata da quando ho imparato a mettere le mani sui fornelli senza scottarmi. Quello che più mi rappresenta in questo momento è questo sacro fuoco della panificazione della pasta madre. Ho avuto in regalo un pezzettino di pasta madre in un evento e l'indicazione precisissima che mi hanno dato è stata un'ora fuori dal frigo prima di rinfrescarla e un'ora fuori dal frigo prima di rinfrescarla e un'ora fuori dal frigo prima di rimetterla in frigo. Quindi un'ora andare e un'ora tornare. Avevo capito qualcosa, i primi risultati ci sono stati, dopodiché ho cominciato ad interessarmi davvero. Ho cominciato come voi a frequentare i gruppi su Facebook, a frequentare persone che avevano come me questa passione e a frequentare i corsi. I corsi mi hanno aperto un mondo. Non mi metto qui a fare l'elenco di tutti i maestri con cui ho seguito dei corsi e che continuo a seguire perché veramente è il mio modo per coccolarmi. Sono veramente persone importanti, importanti perché da loro si apprende tutto, sia a livello di panificazione che a livello umano. Tutti i maestri con cui ho seguito dei corsi mi hanno arricchito e mi hanno fatto capire che i grandi con la G maiuscola sono delle persone fantastiche. E quindi, dicevamo, è cominciata questa mia voglia di mettermi in contatto con persone con la mia stessa passione. Da un piccolo corso che ho fatto in un'associazione e con queste signore con cui ho fatto questo corso, dalla loro richiesta è nata l'idea di aprire un gruppo su Facebook, che era nato veramente soltanto con le persone del gruppo. E da lì qualcun altro ha chiesto l'ingresso, poi ne ha chiesto qualcun altro e ora siamo arrivati a 14.000 persone. 14.000 amici, dico io, perché non è che ci sono io che sono la maestra e gli altri che mi ascoltano, sono 14.000 amici, non tutti ovviamente partecipanti in maniera attiva. Qualcuno legge, qualcuno partecipa, qualcuno scrive, qualcuno diciamo ci spia un po' in maniera benevola per vedere che cosa si fa e qualcuno, io sono contenta che dopo un po' mi dice che ha imparato quello che è il mio messaggio. La pasta madre facile, così si chiama il mio gruppo. E voglio far diventare facile una cosa che tanti pensano sia complicatissima, perché io sono una mamma, ho una casa da gestire, tre figli, marito e gatto. E ovviamente anche io non posso stare tutto il giorno dietro agli impasti, quindi cerchiamo di fare la gestione più semplice possibile, sia degli impasti che della pasta madre stessa. Ovviamente non vi aspettate, spesso qui mi dite ma non c'è un modo per fare gli impasti più veloci? No, la pasta madre ha bisogno di tempo, ma il tempo non è che lo dovete dedicare voi dietro alla pasta madre. Pasta madre se lo prendete solo, voi impastate e poi lasciate lì delle ore. Quindi cerchiamo di farla in maniera più semplice, più rilassata possibile e più diciamo vicina alle nostre esigenze di tempo. Quindi questa è la mia mission, perché YouTube parla di mission, bellissimo. E ho una mission anch'io, cercare di farvi rendere semplice la pasta madre che tanti credono complicata. Tutti i miei video tendono semplicemente a quello, io non sono una maestra, sono una mamma, un pasticciona in cucina, da qui il mio blog, seguite il blog, pasticcera pasticciata, che ama mettersi con le mani nella farina, ama mettersi alla prova con degli impasti. Quindi quello che io ho imparato cerco di trasmetterlo a voi con i miei video. I ragionamenti, le cose che mi fanno sembrare più semplice, perché alle volte faccio anche paragoni un po'
molto, diciamo, banali. Sono le cose che a me fanno ricordare che cosa devo fare e quali sono le dinamiche per la pasta madre. Ovviamente dietro ad ogni ragionamento semplice e semplicistico c'è una chimica, c'è una biologia che nei corsi fortunatamente ho imparato, ma che non vi serve per forza conoscere. Vi serve conoscere nel momento in cui mi dite: Lordana, ma cosa c'è dietro questo passaggio che faccio? Cosa c'è dietro questo metodo per curare la mia pasta madre? Se me lo chiedete, se volete andare nello specifico, io sono pronta a raccontarvelo. Se vi basta, come è bastato a me per tantissimo tempo, avere soltanto la cognizione, il ragionamento semplice, quella cosa che mi faccia ricordare che la pasta madre, che so, sono soldatini che si devono mettere in forza prima di combattere una battaglia. Se questi piccoli ragionamenti possono semplificare tutta la nostra procedura con la pasta madre, per me ben venga così. Quindi questa è la mia mission, questo è quello che cerco di fare con voi. E veniamo a dove potermi seguire. Qui su YouTube. Su YouTube non sempre riesco a rispondermi perché ho scoperto che le notifiche non mi arrivano sempre, no? Scopro che qualcuno mi ha scritto 6 mesi fa, 7 mesi fa, non è cattiveria, alle volte io questi messaggi non li leggo proprio perché mi arrivano mesi dopo. Se volete delle risposte, diciamo, immediate, precise, così sulla pasta madre, seguite i miei video qui su YouTube e su Facebook il gruppo La Pasta Madre Facile di Pasticcera Pasticciata. Chiedete diciamo, l'inserimento nel gruppo, vi inserisco subito. Lì avrete delle risposte immediate da me e da chi nei mesi ha imparato a usare la pasta madre, da chi è arrivato che già sapeva usarla, da chi c'è che è ancora più bravo di me. Lì avrete delle risposte immediate. Quindi YouTube e il gruppo La Pasta Madre Facile su Facebook. Dopodiché non faccio solo pasta madre. Pasticcio anche in altre cose e quindi mi trovate sul gruppo sempre di Facebook Pasticcera Pasticciata oppure mi trovate e lì trovo. Avete una chance incredibile di ricette e sul blog della piattaforma Giallo Zafferano Pasticcera Pasticciata. Lì trovate ovviamente tante ricette con diciamo pasta madre, una sezione di lezioni di panificazione che riepilogano un po' e dicono altre cose anche rispetto ai video che facciamo e che vi mando. E trovate ovviamente ricette di altro, ricette paste, secondi, dolci, non con la pasta madre e così via. Quindi il video l'ho fatto, YouTube sono stata brava e diciamo, e ho seguito i consigli che mi davi. Questo è il mio video, questa sono io e ci vediamo. Ciao!